Vorrei toccare anche il tema del paradiso. Esistono anche delle sostituzioni abbastanza serie. Nelle traduzioni moderne vediamo questa versione. Allora Satana li fece scivolare da lì, Adamo ed Eva, e li fece uscire da ciò in cui erano dentro. Cioè li fece uscire dal cielo. Ma se leggiamo le traduzioni precedenti, vedremo questa versione. Ma Satana li ha fatti scivolare e li ha rimossi dallo stato in cui si trovavano. E la differenza qui è enorme. Quindi si scopre che il paradiso significa uno stato. E con quali mezzi è possibile far uscire da questo stato? Naturalmente, il paradiso è esattamente uno stato. Quando una persona è in paradiso, o per dirla semplicemente, durante questa vita temporanea o durante il soggiorno qui, inizia a vivere già dal mondo spirituale, ha un paradiso. Voglio dire, quando è piena d'amore per Allah, per Dio, o come lo chiamiamo noi, amore per quello ed eterno, quando è troppo piena ed è un tutto unico con quel mondo, è il paradiso per lei. Ma quando inciampa nelle tentazioni di Iblis, esce da questo stato, allora si scopre che una persona si allontana dal sentiero della vita eterna e si porta fuori dallo stato del cielo. Poi c'è tutto, amarezza, tristezza, incomprensione di questo mondo. E anche se il mondo diventa multicolore, tuttavia predomina ciò che è grigio e triste. Poi dentro di lei appaiono le ombre in cui vivono tutte queste creature che la uccidono. Ma quando una persona vive di sentimenti sinceri, vedi, siamo tornati a un sentimento, di un sentimento d'amore, un amore sincero per Allah, per il mondo spirituale, diventa lei stessa questo amore. E cos'è il paradiso? E il paradiso è esattamente l'amore, l'amore di Dio. Certo, e se vive solo di questo, allora Iblis non può portarla sulla cattiva strada. Ebbene, è una nostra scelta, di nuovo. Noi realizziamo ciò che scegliamo. Una persona è libera nella sua scelta. È un suo diritto che gli è stato dato da Dio, scegliere la vita o scegliere la morte. E anche questo è menzionato. E nota, il diavolo offre solo, mentre l'essere umano compie. E sono usciti dal cielo di loro spontanea volontà, semplicemente sedotti da un'illusione. Ecco anche un esempio dalla Bhagavad Gita in cui è stato menzionato che c'è il versetto 72 nel capitolo 2 della Bhagavad Gita dove Krishna spiega ad Arjuna come si raggiunge proprio questo stato di Brahman, Brahman Nirvanastitva. Si scopre che le spiega in una delle traduzioni. Questo è lo stato di Brahman, o Partha. Colui che lo ha raggiunto non si illude mai, e colui che risiede in questo stato al momento della morte raggiunge il nirvana di Brahman. E qui c'è un punto molto importante. Questo non significa che una persona debba trovarsi in questo stato prima della morte. È esattamente una sua spiegazione che si dovrebbe essere in questo stato ogni secondo e sempre, perché la morte può colpire inaspettatamente. E se non sei in questo stato, cioè se non sei nella amore di Dio, se non fai la parte del mondo spirituale ma servi Satana qui, allora rimarrai con Satana. Questo è ciò che si voleva dire, che dopo aver raggiunto questo stato non devi uscirne. O come abbiamo parlato del paradiso quando il diavolo ha portato un umano fuori dal paradiso. Questo è il punto. Se sei entrato nel paradiso interiore, non abbandonarlo mai. Poi quando i tuoi vestiti si consumeranno e ti cadranno di dosso, vedrai il mondo in un modo diverso, così com'è, che non ha fine e non ha limiti, in cui Dio esiste e tu ne diventerai parte. Questo è il punto.